Ho letto l'invito di Di Maio che mi ha anticipato, oggi pubblicato sul Sole 24 Ore, che mi ha anticipato anche a voce, chiede che per la manovra economica proceda con incontro corale, collettivo, con tutte le parti sociali, e raccolgo volentieri l'invito e credo che sia cosa buona e giusta, ovviamente farla a Palazzo Chigi, aperta a tutte le parti sociali, quindi verrà pubblicato un calendario di incontri, tutti i ministri parteciperanno e inizieremo poi, entreremo nel vivo della preparazione della manovra economica. Presidente, alcuni Lega rivendica il voto diverso sul commissario europeo rispetto a quelle che erano state le indicazioni e gli accordi di cui ha parlato il Movimento 5 Stelle, che ne pensa? Ma guardate, per quanto riguarda la partita delle nomine europee, io mi sono mosso tutelando al massimo gli interessi dell'Italia, gli interessi nazionali, sia per quanto riguarda la posizione che mi è stata assicurata di un portafoglio economico importante, di rilievo, in particolare la concorrenza, una garanzia che mi è stata assicurata ancora a ridosso delle votazioni, e sia per quanto riguarda ovviamente la Banca Centrale e le altre posizioni. Credo di aver fatto il massimo per portare e realizzare gli interessi nazionali, per poter portare a casa la garanzia di un buon risultato. Per quanto riguarda la votazione di ieri, la Lega ha fatto le sue valutazioni, una forza politica che legittimamente hanno deciso gli europarlamentari della Lega di formulare quella valutazione, e io la rispetto. Se questo poi dovesse compromettere, diciamo, le trattative in corso con i commissari, non lo so dire, ma lo vedremo. Grazie. Grazie Presidente.